detto prima non potevo farlo. Ecco, dovrebbe esserci Claudia già in collegamento. C'è anche Enrico Bottaccio che devo aggiungere alla conversazione, giusto Claudia? E prima bisognerebbe parlare con il nostro amico dall'Olanda, con Fluido, perché poi deve andarsene. Ah, ok, allora oddio, aggiungiamo prima Fluido. Ma puoi anche metterli tutti insieme, Li penso metto che tutti Enrico si insieme. può. Sì, Enrico può Perfetto. stare anche in trasmissione con noi e ascoltare le notizie Allora dall'Olanda. aggiungo anche Enrico Bottaccio. Eccoci. E questa Pronto? sarà una bella puntata di Una Leggera Euforia perché vedo che è molto partecipata, perché anche io e Marco Marchese abbiamo deciso di accompagnarti e di ascoltarti in rigoroso Bene. rispetto, magari con qualche interruzione se ci viene qualche Bene, domanda. bene. Io però voglio Bello, bello. chiedere prima la parola in modo un po' irrituale, voglio diciamo prendermi pochissimi secondi, se me lo permettete, per un non un annuncio, ma una commemorazione, oserei dire. Posso? Come Siamo no? ancora in diretta, vero? O sì? Sì, Siamo in siamo sempre. diretta. Sì, siamo in diretta. Ok. Allora, io ai nostri web ascoltatori, vabbè, dalla chat c'è AS84 che mi fa diventare rosso, è solo una questione di luce, c'è un Ah, è Marco questo, collegamento. ok. Comunque, grazie ad Ma com'è che io ti 84 vedo con. viola invece? Com'è che ti vedo viola io invece? È la luce, è la luce. Però quello che volevo dire, oggi per la televisione non è un buongiorno. E soprattutto per un certo tipo di televisione, quella indipendente, quella che vuole approfondire, quella che non è legata al padrone. A me è piaciuta tantissimo quella, la dichiarazione proprio ieri della Finocchiaro, quando con un tono di voce eccezionale ha detto: e quando andrete a votare la fiducia e sentirete sul collo il piede del padrone. Ecco, quindi l'informazione senza il piede del padrone. Oggi chiude Current TV sulla piattaforma Sky. E da domani mattina, se non addirittura da oggi, purtroppo il segnale di Current TV non ci sarà più. Non ci sarà più Vanguard Italia con David Scalenghe, che è un ottimissimo e un bravissimo giornalista. Non ci saranno più quelle trasmissioni con nuovi format che avevano tirato su, è una televisione soltanto d'inchiesta, ed è veramente un peccato, è veramente un peccato. Non vorrei trovarmi domani o piuttosto domenica prossima a dover commemorare Current TV, perché è veramente un peccato che questa esperienza si chiuda. Volevo soltanto dire questo, e quindi se volete possiamo incominciare questa puntata di oggi di Una Leggera Euforia. Perfetto, Grazie Marco. grazie Marco, è una cosa che hai fatto bene a ricordare, una cosa negativa, estremamente negativa per il panorama informativo italiano, ma tant'è, insomma, siamo già sommersi da... volevo dire un'altra cosa. Claudia, a te la parola. Sì, grazie. Hai messo anche Enrico in collegamento? Sì, Enrico è offline, quindi non riesco ad aggiungerlo. Ok, va bene, aspettiamo che Se ci sta riesca a ascoltando, se ripartire. viene online, lo aggiungo immediatamente, l'avevo già aggiunto. Perfetto, ok, va bene. Fluido, ci sei? Ciao Fluido! Ci sono, ciao a tutti, Ciao! buonasera gentili Io ti tutti. vedo nel video su Skype, ma non ti vedo sul sito della web TV. Infatti, Comunque, va no, bene. sia l'immagine tua, Claudia, che quella di... oddio, non mi ricordo come si chiama, Fluido. Fluido. Fluido, non si vedono. Va bene, si andrà solamente a voce, va bene Ma così. Fra l'altro l'immagine di vogliamo Fluido è fare una prova, visto che l'ultima accattivante. trasmissione possiamo allungarci anche qualche minuto, se volete. Perché non provate a verificare se avete bisogno di aggiornamenti Skype? Allora, Io vediamo. posso guardare subito. È Ecco. già installata la versione più recente. No, io Ah, non ho bisogno di perfetto. aggiornamenti. Allora provate a riavviare il video. Già fatto. Già fatto, lo rifaccio un'altra volta. Allora, io da qui riesco a vederli. Anch'io riesco, Sia. io li vedo da Skype. Io non vedo nessuno. Prima vedevo Claudia, adesso non vedo nessuno. Ora Va vedo. bene, ragazzi. Vabbè, Va allora andiamo bene avanti così. così. Ci sia un Comunque, problema Fluido ha una proprio di meravigliosa Skype nella foto. conferenza. Ha una meravigliosa Vero, la foto, foto, Fluido. infatti, è E anche la foto accattivante, di va benissimo Claudia è una così. bella foto. Quindi, insomma, ci sono immagini belle da vedere. Avanti, Claudia, a te la Va parola, visto bene, che ok. sei. Allora parliamo di Olanda, naturalmente. Siamo in collegamento con un amico da Amsterdam e quindi parliamo un po' della situazione olandese e degli aggiornamenti che ci sono su questa vicenda della chiusura dei coffee shop. Io mi sono un po' documentata sulla situazione politica in Olanda con l'aiuto anche tuo, e magari ci
continuiamo tutte le conversazioni che abbiamo avuto anche in questi giorni precedenti. Dunque, l'Olanda da 10 mesi è governata da 3 partiti di centrodestra, che sono praticamente il Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia, con 31 seggi, la Democrazia Cristiana con 30 seggi e un Partito della Libertà cosiddetto con 23 seggi, che è un partito che viene definito anche da tutti i giornali, quindi non in forma critica, ma proprio come definizione, partito xenofobo e antislamico. È giusta questa definizione? Sì, sono loro stessi che si autodefiniscono così, quindi ecco, diciamo che è giusta. Ecco, loro dicono praticamente, loro hanno un modo di pensare molto, molto particolare e diciamo che non è proprio lineare. Comunque hanno molte preferenze, quindi se hanno avuto un incremento, un'esplosione così alta, vuol dire che comunque c'è chi appunto ha questi ideali. Devo dire che non è Sì, mi una bella cosa, ecco. sembra di aver capito che un po' in qualche modo similmente, diciamo, a quello che era il bacino del voto di Bush, un po' similmente il voto è quello delle province olandesi, di quelle che stanno ai confini, di quelle che poi hanno problemi relativi alla sicurezza e relativi a tutta una serie di problematiche, fra le quali anche l'immigrazione, che poi sono legate anche a quel continuo arrivare di gioventù il sabato sera per il fatto dei coffee shop. Tant'è vero che i primi a essere chiusi sono stati i coffee shops della provincia, quelli che erano ai confini con la Germania, con la Danimarca, giusto? Allora, praticamente sono riusciti dal 2008 ora a chiudere solo 3 coffee shop a Rosenthal e a Bergen-op-Zoom, che erano praticamente sul confine col Belgio. Diciamo che in questa zona, da quando sono stati chiusi, è scoppiato intanto un incremento di reati a livello di furti, rapine, il perché non si sa. Poi il disturbo, diciamo che è comparso in quanto le famiglie che per il weekend rientrano in macchina tranquille dagli altri paesi si vedono affiancati da spacciatori in macchina che offrono cocaina, marijuana, Certo. pillole, anche se hanno bambini in macchina. Quindi ora che non ci sono più questi trash shop, c'è il problema che appunto ci sono dei problemi di spacciatori, ecco. Sì, perché poi alla fine tutto questo arrivo continuo di ragazzi per il fine settimana ha attivato poi un'offerta parallela, oltre che della canapa nei coffee shop, anche di mercati illegali delle droghe pesanti. Finché c'erano quei coffee, andavano a fumare, ormai che sono stati chiusi, in quelle città praticamente si trovano spacciatori che offrono di tutto. Ah, ecco, Prima quindi è peggiorata la situazione. In seguito alla chiusura la sì, era situazione è peggiorata. peggiorata tantissimo perché prima i turisti andavano nei coffee, fumavano, magari si prendevano 1 grammo, 2 grammi e poi rientravano a casa in Belgio dove andavano. Adesso gli spacciatori in macchina praticamente affiancano tutti, anche le famiglie con i bambini che rientrano dalle vacanze, che non vogliono saperne di droga, si vedono affiancati da spacciatori che offrono marijuana, hashish, cocaina, proprio perché non ci sono più gli shop aperti in quella zona. Sì, tant'è vero che il governo appunto di centrodestra in campagna elettorale una delle promesse che aveva fatto era se vinciamo chiudiamo i coffee shops, e poi ha insistito su questa promessa anche durante le elezioni per il Senato che sono state nel maggio 2010, e ne ha Sì, ricavato infatti. una buona tenuta poi alla fine, anche se rimane comunque un governo di minoranza, non è un governo di maggioranza. Esatto, allora, praticamente il governo allora, il partito ha avuto il maggior numero di voti è stato il DDD. Il DDD aveva promesso non la chiusura, bensì l'esclusione degli stranieri dai coffee Certo, shop. solo per la Viet Pass, giusto? Sì, praticamente loro avrebbero voluto trasformare gli shop in dei club privati e praticamente per comprare il grammo serviva una Viet Pass, sì, che poteva essere data solo a chi era residente qui in Olanda. Cosa impossibile in quanto
La cannabis qui è tollerata ma è illegale. Allora il governo che fa? Prima ci addita come criminali, come illegali e poi ci fa una tessera ufficiale per andare in un Certo. club in cui si possono fare queste cose. È da principio, è una cosa che non si può fare, è impossibile. È Certo. impossibile. E infatti è andata a finire che non si è fatta e non si farà. Ma poi fra A me. l'altro vedevo che invece, mentre l'Olanda è governata da un governo seppur di minoranza di centrodestra, la città di Amsterdam invece è governata da quello che potrebbe essere definito un centro-sinistra, giusto? Per cui ha un'amministrazione diversa e linee completamente diverse. Completamente diversa. Ad Amsterdam ci sono i Grullings, i Verdi, laburisti, Esatto. sì, Ho proprio visto un sacco di nomi di partiti molto pittoreschi, con dei numeri, dei nomi di partiti molto originali rispetto a quelli tradizionali, quelli che governano Amsterdam. sì, sono i Verdi di sinistra, quelli che c'erano prima che salissero questi che ci sono ora praticamente. Florido, scusami, una cosa tecnica. Camilla ci segnala che la tua voce si sente poco, se magari ti puoi avvicinare un po' di più al microfono così dalla chat sono più favoriti. Guarda, io Sì. ora sono che più vicino di così non posso essere, mi Ma senti? infatti da così va bene, va meglio già. Sì, si sente di più. Magari se puoi anche alzare la voce così favoriamo anche la registrazione. Va Scusatemi bene. che vi ho interrotto perché No, la discussione è figurati. veramente Io interessante. stavo dicendo che comunque poi corrisponde anche, sì, si parlava di Amsterdam che ha un governo completamente diverso rispetto all'Olanda. Però io volevo anche dire che questa politica così, diciamo, di svolta proibizionista rispetto al passato dell'Olanda corrisponde anche a una politica che sta diventando sempre più, come si può dire, intollerante rispetto a quella che è la questione dell'immigrazione, perché il leader di questo partito xenofobo, cosiddetto islamofobo, è, che fra l'altro è uno dei fautori della svolta proibizionista, è stato assolto in un processo nel quale aveva imputato perché aveva definito l'Islam una religione fascista e aveva paragonato il Corano al libro di Adolf Hitler ed è stato processato per questo. È stato assolto e da allora lui, il suo slogan preferito è il multiculturalismo ha fallito. Cioè, tutto questo proibizionismo rispetto all'argomento droghe si riflette poi anche in un aspetto integralista rispetto a quella che sono l'integrazione con altre persone e con altre razze, giusto? Sì, è così, anche se devo aggiungere che la svolta del divieto non viene dal PGG. Più che altro Geert Wilders, lui è uno che ce l'ha con gli arabi, come hai detto tu, non Sì. vuole immigrati, specialmente islamisti. Però la svolta del divieto sulla cannabis è stata data nel 2008 dai cristiani, dal CDA purtroppo, sono stati loro Esatto. che pressano e tuttora ancora dicono che vogliono chiudere tutto, però all'ultima volta che l'hanno detto praticamente gli hanno fatto un gran pernacchione, non gli hanno dato più fondo, io non credo che la cosa andrà avanti perché hanno fatto il possibile. Mi è sembrato anche interessante che poi, almeno dalle notizie che ho letto sui giornali che ho potuto trovare in inglese, è che le gerarchie ufficiali della Chiesa invece in Olanda, perché a un certo punto ne abbiamo parlato di queste forze del governo definendole cristiani e fasciste, e questo mi ha colpito comunque, questo, perché poi le gerarchie invece ufficiali della Chiesa si sono espresse contro questo giro di vite, perché si sono preoccupate per il rischio che i diritti umani potrebbero correre se si tornasse indietro su una strada di penalizzazione dell'uso delle droghe. Quindi i cristiani qui non sta a indicare tanto la Chiesa, ma gruppi di individui e movimenti, mi immagino, che sono uniti nella politica locale da due intenti espliciti, cioè finirla con i coffee shop da una parte e finirla col multiculturalismo e con le politiche di accoglienza. Esatto, sì, esatto. E poi, allora, devo dire che più che altro questi sono i cristiani di vecchio stampo, perché il nuovo gruppo di giovani si è dimostrato più aperto alla legalizzazione, un po' meno proibizionista, come dire. Però il CDA, quelli che sono ora al governo, quelli più anziani, non so perché sono così, cioè io credo che loro sanno che questo divieto è una cosa occulta, che ai tempi è servito per occultare
la cannabis come una risorsa per sfruttare al massimo il petrolio e ai tempi aveva un senso, ora il senso è un altro purtroppo perché serve praticamente a mettere più soldi in mano alla mafia e a farli girare in modo occulto, perché quei soldi dichiarati sono dichiarati e quindi tutti sanno quello che ci si fa. Con questi soldi che girano in nero, dove vanno a finire e quello che ci fanno, chi lo sa. Quindi io non Hai credo, sono. affrontato una serie di problematiche diverse una dall'altra tutte insieme. Vediamo se Sì. riusciamo a tirare fuori un filo anche sentendo le domande dalla chat, se qualcuno se le può Sì, su questo, aiutare. e sulle domande della chat vi propongo io quella di Asso84, che dice: se l'Italia adottasse le stesse leggi che sono in vigore, pensate, in vigore in Olanda chiaramente, pensate che la criminalità organizzata perderebbe i suoi introiti e di conseguenza vi sarebbe la caduta di tutte le organizzazioni criminali come accadde con la liberalizzazione dell'alcol? No, no, davvero, perché l'Olanda non ha delle leggi poi così tolleranti. Comunque rispondi pure te, che Beh, sei. diciamo che sarebbe un bel colpo di mazza in testa alla mafia, non dico che morirebbe completamente, però i maggiori introiti che hanno loro sono dalle droghe e dalla prostituzione. Tagliando queste due cosette, la mafia un po' si trova in difficoltà. Sì, certo, ha sempre i suoi giri illegali a straddraffarsi, però non sarebbe forte e ricca come ora. Sì, però la legalizzazione olandese è una legalizzazione parziale che lascia comunque molte zone d'ombra dove poi la malavita e le organizzazioni criminali si infiltrano, perché sta bene che è permesso il consumo, è permesso, cioè è tollerato consumo e acquisto fino a 5 grammi, mi sembra, però poi in realtà tutta la filiera di produzione e di vendita rimane un po' all'arbitrio del giudice o delle forze dell'ordine di intervenire o meno. Non è esattamente regolamentata come si vorrebbe. Come dovrebbe essere se fosse legale, ecco. La Ma tolleranza. se posso intervenire io, diciamo che attualmente oggi nel mondo non esiste nessuna legislazione che abbia sperimentato, siamo chiaramente a livello delle teorie e a livello anche di buone pratiche da adottare, da sperimentare, perché oggi non esiste una legislazione nel mondo che abbia sperimentato quale lotta alle narcomafie, Asso84 parla di liberalizzazione, noi generalmente parliamo invece di legalizzazione per meglio governare No, ma esistono questi degli fenomeni. esempi di esperimenti molto interessanti nel mondo, Marco, però, eh? Assolutamente sì, ma sono quelli che devono guidarci, a mio avviso, in contrapposizione a queste politiche che sono assolutamente fallimentari e che anzi stanno dando veramente man forte una spalla proprio alle mafie, perché il fatturato, il giro d'affari Giro d'affari dalle dalle mafie mafie italiane. italiane, sento un Sento un ritorno. ritorno. Sì, Sì, è arrivato Enrico? Enrico, Sì. dovresti togliere l'audio della Web TV. Ok. Ah, ok. Ciao Enrico, benvenuto. Ciao. Ciao Rick. Ciao, benvenuto. E quindi dicevo che attualmente oggi, visto che è stata diciamo, richiamato il discorso delle mafie, allora, quelle italiane fatturano in Italia 150 miliardi. Cito le fonti che sono la Direzione Nazionale Antimafia, la Direzione Investigativa Antimafia e la Corte dei Conti. E di questa massa enorme di denaro, circa la metà sono introiti che provengono proprio dalle droghe. Quindi sarebbe un bel colpo. Però per battere le mafie non basta, attenzione. Quindi l'antiproibizionismo deve camminare prima di tutto sulle proprie gambe e non può e non deve farsi scudo solo del discorso diamo una mazzata alle mafie. Perché se è vero che daremmo una mazzata importante alle mafie togliendogli il controllo delle droghe, è anche vero che restano tanti e tali canali ed è un discorso molto complesso e quindi proprio la struttura della mafia in sé resterebbero ben in piedi, anche perché l'azienda mafia opera con delle logiche diverse e quindi non ha il problema di licenziare, non ha il problema di pagare il TFR, non ha il problema di erogare la cassa integrazione,
perché la mafia, operando in quella logica, è molto più dinamica. L'azienda mafia è molto più dinamica. Marco, controlla il cavo della tua cuffia. Sì, certamente, senza dubbio, non è che sia la panacea per tutti i mali l'antiproibizionismo, sono d'accordo. Rimane il fatto comunque che l'argomento economico, insieme a quello appunto sulla criminalità organizzata, insieme all'argomento liberale della libertà dei comportamenti, secondo me sono tutti punti di vista che possono benissimo essere integrati in una battaglia unica, che poi è quella che stiamo conducendo, in cui non è tanto importante sottolineare se è più forte l'aspetto economico, l'aspetto liberale o l'aspetto dei diritti umani. Deve essere una battaglia da combattere, che ci vede uniti tutti quanti, sia chi si avvicina attraverso l'argomento appunto della libertà dei comportamenti, sia chi invece vede tutte le implicazioni economiche come primarie, e in questo argomento c'è il sottoargomento del colpo che si darebbe alla mafia. Certo, non sarebbe un colpo definitivo, mafie ne sono sempre esistite, però certo, un bel colpo a un certo tipo di mafia, che poi particolarmente è quello che adesso in questo momento è molto forte, molto, diciamo, in tutto il mondo si fa sentire con molta forza, l'Afghanistan al Messico, un bel colpo glielo si darebbe in ogni caso. Io, certamente, guardate, se posso intervenire, penso che in Italia la mafia sia super favorita, perché mentre in tutti gli altri paesi europei è possibile avere una pianta, due piante, in Italia non si può avere niente, anche per una pianta si va in galera. Cioè, quindi chi vuole fumare deve rivolgersi per forza alla mafia. Al mercato criminale, hai ragione. Al mercato criminale, ecco. Quindi in Italia proprio è proprio tutto là, quindi è un grosso guadagno per loro. Certo, poi loro ne hanno tante, tante entrate, sicuramente non crollerebbero, però non gli farebbe neanche piacere, suppongo, ecco, che ci fosse una cosa del genere. Poi pensate a quanto guadagnano gli avvocati, con tutti quelli che prendono con una canna, con un pezzettino d'erba, li portano dentro e quindi chiamano gli avvocati e li pagano. Sì, tutto il ricetto, tutto l'indotto di denaro che gira intorno ai processi, al tutto l'apparato giudiziario, le trasferte, i furgoni, le carcerazioni. Sono tutti aspetti anche economici questi, alla fine, è vero? Sì, è un costo enorme. Secondo me è tutto fatto per far tornare dei soldi allo Stato. Questi sono soldi che alla fine tornano allo Stato, da chi viene preso e costretto a pagare, perché poi chi viene preso con una canna lì purtroppo si trova a pagare cifre impressionanti. Parliamo di migliaia di euro, sì, ogni volta che accade una cosa del genere, se apriamo i giornali, soprattutto quelli locali, perché quelli nazionali non danno assolutamente l'idea del fenomeno, ma sui giornali locali ci si rende veramente conto di quanto la Fini Giovanardi sia incidente su questo aspetto, perché quotidianamente ci sono arresti. Cioè, io oggi, aprendo proprio Calabria Ora, ce n'erano tre, una di fila all'altra, poi insomma a vedere, una pianta, sono cose veramente dell'altro mondo. Sì. E con questo si alimentano tantissimi circuiti, oltre al circuito criminale poi paradossalmente c'è il circuito legale, che è fatto anche di tantissime e tantissime migliaia di euro, oltre all'intasamento degli uffici giudiziari, oltre al sovraffollamento nelle carceri, e tutto un po' si lega in una difficoltà sempre maggiore di questa Italia che non riesce veramente ad andare avanti. Ed uscirne sarà difficile. Sì, anche perché abbiamo parlato proprio di un livello europeo, cioè questo è un problema che in Italia lo sentiamo particolarmente, perché abbiamo una legge che fra quelle europee è fra le peggiori. Però anche a livello europeo, da una parte abbiamo il rapporto della Global Commission, abbiamo delle notizie di interessanti e che ci fanno, diciamo, ben sperare. Dall'altra però, in tantissime parti d'Europa c'è invece una regressione rispetto a queste politiche, e c'è anche una risposta negativa rispetto appunto a quello che è stato il rapporto della Global Commission. Tutti si sono attivati, i proibizionisti, per diciamo falsificare e dire che non sono giuste le conclusioni alle quali arriva il rapporto. Io volevo salutare Enrico. Ciao Enrico, benvenuto. Ciao. Grazie. Ciao. Enrico è con noi perché poi ci vogliamo parlare con lui nella seconda parte del programma di una vicenda che lo vede coinvolto e che riguarda l'autocoltivazione domestica, e riguarda un aspetto particolare dell'autocoltivazione domestica, cioè riguarda quelle persone che
si permettono non solo di coltivarsi una pianta nel proprio giardino o sul balcone o nell'orto, ma lo fanno per autoterapia e quindi vengono perseguitati due volte, perché invece che essere, diciamo, maggiormente compresi, anche se secondo me una pianta è diritto di qualunque facoltà e diritto di chiunque di tenerla, però in questo caso diciamo che è particolarmente grave la cosa, perché si va a colpire una persona che non è che lo fa perché se la vuole fumare, ma lo fa perché si vuole fare autoterapia. Sarebbe come non permettere di coltivarsi, non so, la camomilla oppure vari tipi di piante medicinali in casa propria. E quindi poi con lui adesso approfondiremo un po' la sua storia e in conclusione un attimo di questa cosa sull'Olanda. Quello che volevo richiamare e che è abbastanza diciamo, particolare di questo fatto della destra, del fatto dei cristiani e di destra, che è comunque una cosa, diciamo, che anche se non è che sia la prima volta, insomma, che la Chiesa si alle, che le gerarchie si alleano con i fascisti, però comunque è una cosa che colpisce un po'. E mi ha colpito anche il confronto con l'Egitto, perché è uscito un articolo dove si intervista un alto funzionario dell'ufficio narcotici egiziano e gli si chiede appunto un parere sul rapporto della Global Commission e sulla possibilità di decriminalizzare e depenalizzare i reati legati alla droga. E alla fine ve la faccio corta, diciamo, le motivazioni che il funzionario adduce contro la depenalizzazione sono proprio di genere nazionalista, protezionista e di adesione politica delle forme di integralismo religioso e quindi richiamano come tipo di motivazione un po' anche quelle che abbiamo sentito in tutte altre maniere, in tutti altri modi, però espresse poi in Olanda, come se in qualche modo andasse un po' di pari passo, poi la definizione di fascismo è veramente difficile oggi come oggi, però molto spesso va di pari passo, i regimi cosiddetti fascisti hanno voluto dire, oltre che a politiche estere fallimentari, hanno voluto dire nazionalismo, politiche sociali di chiusura all'esterno, inquadramento, indottrinatura della gioventù e clima autoritario riflesso anche nelle famiglie e proibizioni e protezionismi negli usi quotidiani. Certamente però poi si capisce come in questa categoria rientrano anche paesi e regimi che si sono definiti a parole comunisti e non soltanto fascisti. È difficile fare, diciamo, una categorizzazione politica legata al proibizionismo o all'antiproibizionismo. Che cosa ne pensate voi? Io penso che la cannabis è una pianta di tutti, che sul pianeta e tutti, sia fascisti che non fascisti, che proibizionismi, dovrebbero poter scegliere se usarlo oppure no, ed è un diritto naturale. Poi io confesso che di politica in te stessa non capisco molto, non capisco molto, ecco, però la vedo proprio come un diritto naturale che il pianeta ci ha dato, quindi doverla proibire mi sembra una cosa proprio assurda e perversa più che altro, se si arriva al Certo. livello in cui si arriva in Francia, Italia, in questi posti qui, perché qui è proibita, sì, però c'è modo e modo di proibirla. Ecco, qui è proibita, però si viene molto incontro a chi vuole fumare, anche a questa esigenza, senza bisogno di Certo, per fare. non parlare della terapeutica, che in Olanda è il Ministero della Salute stesso che produce il farmaco e che lo vende, no? Sì, Quindi dal punto di vista della terapeutica proprio non è all'avanguardia l'Olanda rispetto a tante altre nazioni. sembra così. Allora, averla in farmacia è facile, però loro praticamente se fanno la ricetta terapeutica che si paga poi lo stesso alla fine, si ha uno sconto di 2 euro su certi coffee che sono praticamente col governo, non so come dire, tipo c'è la Greenhouse che ha questa specie di convenzione speciale col governo che può fare lo sconto sulle ricette, ma non è niente di particolare, perché ecco, qua ce l'hanno tutti, quindi non è che ci sia tanta. Senti, ma se un malato non ha risorse, viene passata gratuitamente dallo Stato? Se un malato bisognoso di farmaci cannabinoidi non ha risorse per pagarsi, in Olanda come funziona? Gli viene dato dallo Stato? Sì, però solo in certi casi. Solo in certi casi. Allora lo Stato lo dà gratuitamente o in caso di patologie gravi o di dolori gravi, oppure se c'è qualche sindrome per cui hanno provato tutti i vari medicinali e non sono stati
praticamente. Quindi non è così facile neanche lì. Diciamo che a secondo quello che c'è, se una cosa, se serve, se il dottore visita e vede che serve, non c'è problema. Ok, quindi in base all'avviso del medico, un po' come in Italia, poi è il medico che fa la ricetta, la prescrizione, diciamo, alla fine. Diciamo di sì, ecco, diciamo che poi il medico, se vede che uno ne ha bisogno, la scrive e si può prendere in farmacia questo sconto, altrimenti si può andare al shop a prendere la 2 euro in meno. Certo. Comunque se vede che una cosa tipo non è come a Los Angeles che per l'insonnia gli scrivono la cannabis, qua no, qua okay. È una cosa più seria, ci vuole un dolore, un incidente stradale, qualcosa che proprio deve bene essere. Ok, fluido, allora io so che tu volevi andare via per le 9:30, ti ho già tenuto fino alle 9:40, ti saluto, ti ringrazio okay. Tanto e alla ti prossima volta. Saluto tutti, buona serata, grazie, a presto. Ciao. E rimango con Enrico. Allora, in Italia come fa? Allora, lui ci ha raccontato un po' come funziona in Olanda. In Italia vuoi, che parte vogliamo cominciare? Dalla visita, da quello che ti ha detto il medico ieri, che sei andato a fare una visita? O vogliamo cominciare dalle piantine che ti hanno trovato in casa una volta? Da cosa vogliamo cominciare, Enrico? Diciamo, la mia storia è alquanto complicata, perché tutto comincia quando mi fece una diagnosi di sieropositività nel 92. Avevo 20, 22 anni, quindi non ero pronto a questa notizia. Però ho affrontato questa cosa cercando una motivazione per reagire. La motivazione mi era sembrata un voler rincorrere un amore che era disposta ad accettare questa situazione, e così ho vissuto 4 anni in una specie di oblio dovuto al fatto che la mia ex moglie l'ho conosciuta e mi sono espresso con lei utilizzando la canapa. Poi il meccanismo che mi ha portato nel dover fare una scelta è stata quella di poter, cioè era scegliere se vive, cioè se far contenti la famiglia oppure rimanere contento io. Ho deciso di far contenta la sua famiglia. Aspetta, aspetta, che stai mescolando, almeno per me stai mescolando troppe cose e non riesco a capire. Allora, nel 92 ti fanno una diagnosi di malattia, di sieropositività, giusto? Sì. E te che sintomi hai di questa sieropositività? Ma ora, diciamo che dopo... No, allora dico, allora che cos'è la... Sì, diciamo che quello che mi portò in ospedale fu un ascesso, avevo un dente cariato e avevo un ascesso dentro, avevo un ascesso no, che non, sì. Non avevo uscita, sì. Quindi mi era venuto un ascesso... un trisma facciale. Ok, ma la prima volta che hai usato dei farmaci cannabinoidi, perché cos'è stato? O hai fumato e ti sei reso conto che ti faceva bene a qualche tipo dei tuoi sintomi? Cioè, come si incrocia poi il discorso con i farmaci cannabinoidi? Il discorso con i farmaci cannabinoidi si incrocia dopo negli anni sono riusciti a fare determinati errori con le terapie. Durante una terapia mi hanno sbagliato una puntura e mi hanno messo a letto un anno, e poi adesso questa è l'ultima brutta esperienza che ho avuto. Adesso sono in una condizione di terrore, perché ovviamente cioè non vivo la mia malattia con la tranquillità di un medico che comunque fa i miei interessi, e mi trovo in una condizione di paura, perché ovviamente ci sono nelle loro mani, e così mi trovo solo. E mia mamma, diciamo, le vicissitudini della mia vita l'hanno provata, è qui con me, e devo dire che è stato difficile, però sono contento che vi ho trovato, non lo so. Va bene, allora aspetta, ritorniamo un attimo sui farmaci cannabinoidi e sulle piante.
A che cosa ti era utile il cannabinoide, il THC? A cosa ti era utile? Per che cosa lo volevi avere come terapia? Per quale Allora, tipo di sintomo? ho praticamente la stimolazione all'appetito, diciamo, il fatto che lo sento neurologicamente molto, lo sento attivo neurologicamente. Ti fa E poi stare tante, meglio? tante, mi fa stare molto meglio, a parte che io sono, cioè, sono anni che lo uso, e però È la tua diciamo mamma. che sì, è la mia mamma dietro che sono un Ah, po' salutala, emozionata. salutala, Allora, dicevamo che salutala. Certo. prova a farmi qualche domanda. Allora, stavamo dicendo che ti è utile per la stimolazione dell'appetito, per il tono umorale in generale, perché ti fa stare meglio. Sono anni che lo usi ed hai verificato che ne hai un beneficio, diciamo, su diversi sintomi che ti affliggono. Può essere giusta come definizione, Giustamente, e diciamo che no? E sento i quindi a benefici. volte sei andata a comprarti un po' di erba in giro, in piazza, oppure hai cercato di coltivarti qualche pianta, giusto? È così che è Perfettamente. andata, no? Sì. Cioè, Diciamo che quando è andata bene. mica hai messo su una coltivazione di 10.000 piante per farci soldi, No, no? no, io diciamo che purtroppo il mio balcone prende il sole soltanto la mattina, dal sole la mattina fino a mezzogiorno, perché poi dopo mezzogiorno è dietro. Quindi un bel maschio di 2,5 metri me lo sono mangiato in tisana, è stato fantastico. E poi una femminuccia che era anche malata, perché purtroppo però la soddisfazione di. Non sono mai riuscito a portare una coltivazione a dire mi fumo una canna, mi soddisfa come quando sono andato in Olanda e sono entrato Certo. nei coffee shop e mi sono trovato nella condizione di E sei valido al 100%, vero amico? poter scegliere, perché ovviamente. Volevi dire Non ti qualche sento cosa? più, Enrico. Sto leccando la cartina. Scusa. Non ti sentivo Allora. più, ti avevo perso. No, no, ci sono, ci sono. Allora, diciamo Ok. che. Allora, diciamo che sei una. Volevo raccontare un attimo l'episodio per il quale ti senti particolarmente perseguitato e del quale mi parlavi ieri, perché comunque è importante e ci dà anche la misura di come poi delle storie che sono così quotidiane e così semplici, poi diventano dei drammi a causa dell'atteggiamento del legislatore e delle direttive che vengono date alle forze dell'ordine. Cioè, te vai a comprarti quanto? 2 grammi di erba, di cime? Un grammo, Diciamo quattro che grammi, quanto vai a comprare? Quanto avevi? 2 grammi e mezzo? no, avevo 5 grammi, vabbè, a prescindere da quanto ne avevo, io come Vabbè. abitudine, solitamente, quando ne avevo la forza, andavo nella metropoli e mi compravo, cioè io sono un pensionato, prendevo 214 euro al mese, In investivo che questi, prendevi? perché adesso erano aumentati a 250, adesso hanno fatto il regalino 270, sai che Ma te bello? sei anche invalido al 100%, giusto? Sì, invalido Riconosciuto? 100%, sì, riconosciuto Ok. e aiutato dal comune con un assegno di compensazione al contributo minimo vitale, Certo. che nel 2009 ci hanno fatto il regalino e per colpa della crisi, cioè nascondendosi dietro la crisi, ci hanno praticamente hanno riportato le cifre a quello che ci davano nel 2006, cioè nel 2006 ci davano 200 euro di contributo al minimo vitale per riuscire ad arrivare nel 2006, non, il, diciamo, il minimo vitale dovrebbe essere 500 euro. Ah, il minimo Diciamo, noi vitale sono 500 euro, eh? Ok. prendevamo circa sui 250 euro di pensione, perché io la pensione di invalidità ce l'ho, per fortuna sono 13, 12, 13 mensilità. Però con 200, cioè con questi adesso ci hanno appena aumentata, ci hanno fatto il regalino 20 euro, no, meno di 20 euro. E ovviamente, cioè, mi mettono in condizione di fare delle scelte. Queste scelte sono state provare tutte le strade. Le mie strade sono ovviamente sono state quelle di andare dal dottore e dire ho mal di testa, come devo fare? Però quando ho provato con l'automedicazione Hai mi ero provato rimesso. dicendo che non avevi appetito? Usando l'argomento della mancanza d'appetito? Sì, io sono stato, sono pesato anche sotto i 40 kg per colpa dopo l'errore che hanno fatto in ospedale. Mi hanno abbandonato quasi 6 mesi in casa, mia madre veniva, però non riuscivo a muovermi, ero bloccato su una sedia, veramente avevo messo presente quelle sedie da
da campeggio con un cuscino sopra, perché non avevo neanche la sedia a rotelle. Adesso cammino, per fortuna. Però senza il cuscino antidecubito non riesco a stare seduto su una sedia, cioè se vado in pizzeria non posso stare seduto su una sedia di quelle di legno, perché una Ok, sacroiliite mi ha consumato l'osso sacro. È un'infezione certo. del... Adesso Certo, non so capisco. cos'è che ha scaturito questa infezione. Un'altra cosa che volevo denunciare, il fatto che ho fatto una richiesta di presa in carico di questa problematica dopo che hanno fatto questo errore da parte di Rita il Malato. L'altro giorno, quando c'è stato lo scontro con i Notav, che c'era quell'infermiere che diceva, che stava raccontando di Genova, quando è veramente niente, cioè io lo anche, cercherò di creare un video di questa storia. Perché mi hanno messo al corrente che non è l'ospedale che paga, ma è il singolo infermiere che si sbaglia a fare una puntura, è lui che deve essere assicurato perché comunque fa parte. Però nessuno mi ha mai detto questa cosa, e questa cosa ovviamente mi ha. Un attimo, non so come. Non mi sento tutelato, ho paura del dottore, ho paura dei carabinieri, ho paura. Oh, allora andiamo avanti col fatto che te mi dicevi quando potevi andavi in città e ti compravi un po' di grammi in più per farti una scorta e non dover tornare tutti i giorni poi a comprarla, giustamente. Ok. E quindi comunque è successo poi di essere fermato dai carabinieri con 5 grammi. Sono venuti anche a casa e hanno trovato due piante, giusto? Due piccole piante che erano germogli per cui non contenevano THC. Due germoglietti alti 3 centimetri, giustamente. E Ebbene, che è ovviamente successo? mi hanno allora iniziato bugie, perché per portarmi in caserma praticamente mi sono saltato di dosso in tre, perché avevo questa bustina, ma avevo 2 grammi in tasca in realtà. Venivo da casa, avevo appena mangiato e volevo fermarmi al parco a fumarmi una canna. Ovviamente in quel momento mi hanno fermato. Non, chi sei, chi non sei, non ti ho mai visto, sembri Bin Laden, avevo la barba lunga Sembri e Bin Laden, ovviamente la vada io cosa ho madonna. fatto? Gli ho detto, vabbè, dammi i documenti, ma se ti do i documenti non mi fai andare a casa. Ma no, dammi i documenti che ti faccio andare a casa, ma sei sicuro? Gli ho dato i documenti, ho provato a forzare la presa, a che punto mi sono saliti addosso in due, è arrivata la seconda pattuglia della polizia e gesti tipo da come se fossi veramente un criminale, perché poi ovviamente io non deambulo benissimo, però poi avendo comunque avuto il problema di essere dimagrito tanto, i muscoli sono deboli, cioè non sono neanche riformati. Ti sono fatti refertare in tre, questa cosa mi fa paura. Il fatto che io adesso dovrò affrontare un processo e questi qua sono tre, io come ho il Perché tu hai calcio picchiato tre poliziotti, praticamente, secondo lui, secondo la sopra. versione ufficiale dei fatti, te con tutto questo Secondo la fare denuncia, io ho patologia che picchiato c'hai, hai picchiato tre poliziotti. calci, pugni e ho tentato la fuga, quando ovviamente, cioè, non è vero. Io questa cosa ho fatto un volantinaggio perché ovviamente sotto dove è successo il fatto, ovviamente qualcuno deve pure aver visto. Io non ricordo nessuno perché a me mi hanno messo per terra, mi hanno fatto una mostra di karate, mi sono trovato con la faccia per terra e uno che mi prendeva la manetta con polso, l'altro veramente la scena da. Poi mi hanno chiuso in macchina, altra tortura, perché in macchina mi hanno praticamente messo, mi hanno chiuso, non so se sei presente che c'è lo sportello, ovviamente loro possono sigillare la cabina dietro. Ho cominciato a sudare, io ovviamente non capivo più niente, mi da dare le testate verso, sul finestrino, cioè, aprite perché non respiro. In quel momento ho avuto l'attimo Ti sei di. agitato, via. Mamma mia, ho avuto tanta paura. Poi ovviamente sono in una condizione di oppressione, perché ovviamente dopo l'errore in ospedale, in caserma è arrivata la guardia medica che ha preso e mi ha somministrato delle gocce rosa Dei calmanti. che io ho rifiutato inizialmente, ma poi purtroppo serviva niente, così me le hanno ridate. E credo che io mi piacerebbe fare una prova su, perché ricordo la quantità di liquido che c'era, era puro. E ricordo benissimo il gusto che aveva e il conato di vomito che ho avuto dopo. Però l'effetto è stato. Però sono venuti nella notte, sono E andati a poi ti rompere le hanno scatole. portato dentro, giusto? Ti hanno portato anche in carcere, no? Sì. Però
Praticamente mi hanno cominciato a dire bugie del tipo: ma a casa ne hai una, sei tu che la coltivi? Faccio: ma no, sei tu che la spaccia Novara, ne abbiamo trovata tanta, adesso ti facciamo qui, andiamo lì. Adesso faccio: guarda, sono malato a casa mia. Cercavo di spiegarmi, di giustificarmi sul fatto che dicevo: è mia mamma, sono nata a casa di mia mamma mi accudisce. Hanno avuto il coraggio di andare da mia mamma e venire a casa mia a fare una perquisizione, e avevo altre tre bustine acquistate la settimana prima. Sulla scrivania c'erano le cartine, quelle di cellulosa. Allora, ecco, suo figlio fa le bustine, vedi che suo figlio fa le bustine, le cartine di cellulosa, certo, ce n'è presente le cartine, sono piccole Sì, ho così. capito. Le trasparenze. Sì, è proprio con atteggiamenti. Quello che comunque mi ha fatto più male è stato il fatto di sentirmi tradito dall'unico dei due che comunque che si è reputato un medico. Mi ha detto: io sono medico, sono dottore, ma perché non la chiedi legale? E io gli ho detto: io l'ho chiesta legale, mi sono messo, ho contattato tutto il mondo, ho fatto addirittura le visite a quelli, come si chiamano, i dottori del dolore, all'algologo. Sì. All'algologo. Perché ovviamente l'algologo cosa fa? Avrebbe la possibilità di prescrivermi della canapa a basso, comunque della canapa legale, che a Sì, per i Novara è data. motivi del dolore, per la terapia del dolore. Certo, diciamo che io non, non l'unica volta che mi sono presentato da lui, in un momento che stavo davvero male, dopo 5 minuti che parlavo, mi sono alzato e ho detto: va, guardi, se lei non mi può aiutare, è inutile che perdo tempo. E allora lui mi ha richiamato, mi ha detto: cioè, un vero dottore, uno di quelli comunque con un minimo di interesse nelle problematiche di un paziente. Ovviamente, però, quello che mi ha detto è stato che io ho detto: cosa devo fare secondo lei? Inizio uno sciopero della fame, mi metto in condizione comunque di deperire, perché se non mangio non riesco a assumere le medicine e giustamente la mia carica virale potrebbe salire e i miei organi Sì, potrebbero. infatti noi ieri ci siamo sentiti perché te mi hai scritto dicendo che volevi cominciare uno sciopero della fame e dei farmaci e io anche per quello ti ho chiamato a raccontarci la tua storia perché non è giusto che le persone vengano spinte a questi livelli di disperazione da un misto di difficoltà economiche, di trovarci farmaci, familiari, sociali, non è giusto che vengano spinte poi a questi punti È bene che queste storie siano conosciute, come diceva Roberto anche prima. Sì, dei militanti ignoti, ma anche di tutti quegli ignoti che vivono dei problemi e dei disagi enormi e poi nessuno sta ad ascoltare perché si sta ad ascoltare magari più le persone, che ne so, autorevoli o che hanno begli abiti o che si presentano bene, ma spesso non ascoltiamo abbastanza le storie quotidiane di quelli che sono cittadini italiani a tutti gli effetti. Ed è per questo. Che ne pensi, Marco? Ti è piaciuta questa Guarda, intervista? assolutamente sì, perché questo qui fa emergere tutta un'altra serie di problemi che ci Sì, stanno e tanti che temi. tanti temi, anzi, oserei dire che una trasmissione esagerata per quante ne ha messe in campo, no? Quello che più mi ha colpito è il discorso che spesso diciamo, i signori tutori dell'ordine, che personalmente, perché io nutro una stima nei loro confronti, perché sulle strade fanno tanto, un lavoro assolutamente duro, apprezzabile, mal pagato, c'è tutta la stima, tutto quello che vogliamo. Però non riescono questi signori a fare un certo tipo di formazione professionale che secondo me andrebbe fatta. E E quindi allora tu, dirigenti. se ti ritrovi in strada, in condizioni che sei vestito un po' non male, un po' diversamente rispetto a tutti gli altri, e se magari hai bevuto un bicchierino in più e quindi in quel momento ti viene da ridere, allora subisci la perquisizione. E poi, cioè, anche questo sono proprio atti discriminatori veri e propri, e c'è un accanimento che viene perpetrato nei confronti di tutta una fascia di persone che è assolutamente inaccettabile. Sì, è Come vero. non può, come non è accettabile, ecco, le perquisizioni, cioè le perquisizioni che vengono fatte magari nell'auto, poi si va a casa. Cioè, io sono, non ho dati, ma a naso ho il sospetto che per una perquisizione che dal loro punto di vista va a buon fine, cioè buon fine significa poi trovare la pianta di 3 centimetri,
e quindi priva di THC, eccetera, eccetera. Magari ci sono 20 altre perquisizioni che non hanno sortito assolutamente nulla. E tutto questo non fa altro che accentuare il problema anche di indagini su cose molto più serie. Cioè, le forze dell'ordine, sì, la magistratura, ma sprecano una percentuale altissima delle loro risorse, non solo in termini economici, ma soprattutto in termini di tempo, per indagini che proprio non vale assolutamente la pena, anzi, non è che non vale la pena, non vanno proprio fatte. Cioè, stiamo qui a discutere se mi coltivo una pianta di canapa a casa, che è una pianta e che potrei coltivarla molto banalmente soltanto perché mi piace, cioè, senza neanche azzardare in un paese come l'Italia nel dire poi dopo me la fumo, ecco. Ci siamo veramente all'assurdo, al paradosso. E poi queste discriminazioni di strada, queste cattiverie che vengono fatte, cattiverie vere e proprie che vengono fatte in strada, e per sì, ma poi che vengono fatte sempre su più deboli. Scusami, poi però vengono fatte sulle persone più deboli, ed Enrico se l'è cavata bene. Enrico, a te ti hanno trattato con i guanti bianchi, perché ma voglia, ma poi come vediamo, no, cioè tra virgolette con i guanti bianchi, perché purtroppo poi ogni tanto qua e là qualcuno viene pestato a morte. E c'è, cioè, inutile, cioè, possiamo citare Cucchi, possiamo citarne tanti sì, altri, sì. E purtroppo succede questo qua, succede. E succede sempre per la stessa ragione. Esatto, ma di nomi ne possiamo fare tanti, e poi succede sempre per la stessa ragione. Cioè, mai nessuno di questi qui è stato, diciamo, poi scoperto, provato che fosse quel criminale, pericoloso e via discorrendo. Anzi, esattamente il contrario. C'è persone che in quel momento si stavano facendo i fatti propri senza far male a nessuno. Cioè, non è che dici... Cioè, questi sono tutti fatti gravissimi accaduti proprio nell'ambito del farsi fatti propri, punto e basta, senza danneggiare assolutamente nessuno. È inconcepibile. Da questo punto di vista viviamo in un paese veramente di merda, e lo possiamo dire. Se ce lo dicono dall'estero ci incazziamo, noi lo possiamo dire perché viviamo in questo paese tutti i giorni, e quindi non ci dobbiamo fare grossi problemi ad essere politicamente scorretti e dire queste cose. E penso che le forze dell'ordine, a partire dai carabinieri, polizia, tutti quelli che stanno in strada, dovrebbero fare dei veri e propri corsi di formazione in tal senso, oltre chiaramente ad alleggerire questa legislazione che è proibizionista e opprimente che ci abbiamo sulle spalle. Poi, dopo, sì, a questo proposito volevo far rispondere un attimo per chiarire sulla legge attuale, perché c'è una domanda in chat. Bubbe, sì, che chiede: mi spiegate una cosa, può un decreto legge e quello che era alla fine Giovanardi abolire gli esiti di un referendum popolare? Questo si riferisce al fatto che c'è stato il referendum radicale nel 93 che abrogava il primo comma della legge del Bolino Vassalli, dicendo che consumare non è un reato, per cui in Italia consumare non è un reato, e in realtà alla fine Giovanardi formalmente non ha affatto abolito questo principio, tant'è vero che il consumo personale in teoria viene punito solamente come reato amministrativo, quindi è passibile solo, tra virgolette, perché solo per modo di dire, di ritiro del passaporto, ritiro della patente, quindi anche impedimento nell'andare al lavoro, controllo. No, non è che non dico niente, però comunque, no, sappiamo, è gravissimo. No, è certo, però comunque è sempre un passo in più rispetto a quello che è l'ammanettamento e portarti in carcere. Cioè, comunque in teoria in Italia per il consumo personale in carcere non finisci, cosa che invece è in teoria, perché poi in pratica vediamo un po' che, siccome la differenza fra spacciatore e consumatore della legge Fini Giovanardi è stabilita dalla quantità di principio attivo contenuto in quello che tu hai comprato, e quindi tu non sai nemmeno in realtà se stai commettendo reato o no, perché quando ti mettono in mano un pezzo di fumo o una bustina tu non sai quanto principio attivo c'è dentro, quindi certo, magari puoi anche essere all'oscuro del fatto che stai commettendo un reato. Ma a parte questo, quando loro poi ti sequestrano la roba, ti mettono dentro e fanno le analisi, magari dopo un anno le analisi sono pronte e viene fuori che tu sei stato in carcere magari 4 mesi, però in realtà sei stato per delle cose che non, per le quali tu non ci dovevi stare, perché all'interno della tua bustina o del tuo pezzetto di fumo non c'era principio attivo abbastanza. O se no, succede molto spesso anche che finiscono in carcere per consumo personale tutte quelle persone, spesso giovani, che magari fanno un acquisto un po' più consistente, uno perché non vogliono andare in piazza tutte le sere,
perché essendo una merce illegale comunque comporta un certo smaltimento e un certo rischio andare a comprarsela, e quindi quando uno ha Certo. l'occasione, se può, se ne comprerà 30 grammi invece che due, ovviamente, e li userà nel corso del mese o dei 3 mesi o di quello che vuole. E poi c'è anche l'altro aspetto, che spesso succede che un amico si fa un gruppo d'acquisto fra amici, che è cosa ben diversa dallo spaccio, anche per il buon senso, voglio dire. Uno fa un gruppo d'acquisto e c'è uno che si incarica, non è che si può andare in 12 appunto nelle piazze a comprare illegalmente, va uno che prende i soldi di Claudia, tutti, dimmi. vedi in tempo reale su Calabria Ora di stamattina, ma guarda, tutti i giorni c'è la notizia sulla falsariga di questa, Sorbo San Basile beccato a coltivare canapa giovani in manette, per cui questi sono tutti Appunto, quelli che poi esatto, perché comunque lì c'è ancora un altro contribuiscono discorso. a fare, Lì diciamo, i c'è ancora un altro transiti. discorso. Infatti, ci sono tutti quelli che finiscono in carcere pur essendo consumatori per questi motivi che ti stavo esponendo. In più, colui che coltiva, se anche coltiva una pianta sola, non è un reato per uso personale, ma la coltivazione è un reato penale e quindi non viene equiparato all'uso personale della coltivazione domestica, e quindi automaticamente, siccome coltivi e produci, e quindi si va nel penale, viene immediatamente ammanettato, anche se hai appunto due germogli in un vaso, e tutto dice che tu non sei uno spacciatore, non sei un pericoloso narcotrafficante, non sei un criminale, ma sei semplicemente una persona che coltiva un suo piacere, un suo vizio, chiamalo come ti pare, non è importante, comunque una sua, diciamo, affare strettamente personale. E lo vediamo poi quando poi questo accanimento va su persone come Enrico, che hanno anche malattie grosse, gravi alle spalle, una serie di sintomi, di disagi fisici e di tanti generi da ovviare, e ben venga insomma che lui si coltiva le sue piante da solo, anzi, non dico che sembra quasi da premio, perché non è difeso dalla società, non fa spendere la società, non ingrassa la mafia, lui si coltiverebbe le sue piantine tranquillamente e sarebbe tranquillo a casa sua, alleviandosi da sé e in modo autonomo quelli che sono i suoi disagi, per cui si vede veramente come sia un assurdo totale, il tipo di legge che oggi abbiamo sulle spalle, che è una faccenda veramente grave. Infatti ho cominciato uno sciopero della fame, come voi tutti penso che sapete, almeno voi quattro, Sì. voi tre, penso che lo sappiate, l'ho cominciato ieri e la mia intenzione, sempre all'interno della battaglia ormai decennale per la riforma della giustizia in Italia, e delle iniziative recenti sull'amnistia e sulle condizioni carcerarie, il mio obiettivo è proprio quello di riuscire a portare fuori dal carcere alcune categorie di persone che sono appunto i tossicodipendenti, i consumatori, i piccoli spacciatori e i coltivatori. E questo, vabbè, ve lo dico come notizia perché è giusto dall'altra parte che lo dica, perché veramente è un problema che mi sta profondamente a cuore, non perché io ne faccio le canne, perché questo veramente è ridicolo. A volte mi viene detto che questo argomento è a cuore perché io personalmente, a me, l'ho detto anche altre volte, me ne puoi portare di meno, me ne faccio lo stesso, e comunque questa è una taglia che faccio anche per problemi che non mi riguardano neanche da lontano, come quelli di altri tipi di droghe, oppure quelli legati appunto all'uso per malattia, che proprio Certo. non mi riguardano, che però ugualmente combatto molto volentieri. Certo. Bene, Roberto, sei con noi? No, Roberto si è Roberto, addormentato. penso che non ci sia. Enrico, Allora, vuoi va aggiungere bene. qualcosa? Sì, ci Noi sono. Possiamo ancora, siccome Facciamo, sentiamo un è po' se l'ultima Enrico vuole trasmissione di aggiungere qualcosa. palinsesto, quindi possiamo andare avanti Sentiamo se Enrico tranquillamente. vuole aggiungere qualcosa. Dai. Sentiamo un Sì, po' Enrico. vorrei capire qual è la strada per la legalità, cioè nel senso, se devo sentire, cioè, se devo avere a che fare col mondo della criminalità per poter essere per non dover soffrire, a questo punto posso anche chiedere di non essere disposto comunque a questa scelta, perché ovviamente ti devi confrontare con ambienti che comunque che mi, a me da, mi pesa dare i miei soldi anche perché non li lavoro, però fa parte del mio peso. E Certo. diciamo che mi infastidisce il meccanismo che prevede che lo spacciatore per poter stare in piazza si debba fare la cocaina, che poi c'è tutto il meccanismo, però la polizia rompe le scatole a me, ma per quale motivo mi devi stare addosso a me e non devi, questo mi... Però è Beh, che... questo qui è, guarda Enrico, è difficile uscire da questa spirale perché purtroppo la cruda realtà è quella che se tu
Per risolvere i tuoi problemi, devi per forza avere contatti con la criminalità organizzata. L'unica No, io chance comunque ho che suggerito, io ho hai. Sì. suggerito a Enrico di cercare, continuare comunque ad attivarsi e cercare anche attraverso le varie associazioni un medico che possa fare una prescrizione, perché poi in Italia in Certo, teoria certo. il farmaco cannabinoide è consentito, non lo è la coltivazione, però intanto anche del cannabinoide coltivato in Olanda potrebbe comunque essere d'aiuto, perché se glielo danno per di più gratis come avviene in Puglia e in altre regioni è un aiuto anche economico. Perché almeno non è un peso economico che deve portare. Diciamo che ne sarei strafelice, riuscirei a recuperare una certa vita sociale. A me piacerebbe farmi quattro pompate comunque di Savitex, ma comunque non mai e mai poi mai direi mi hanno regalato il vaporizzatore. Mai mai poi mai direi ho un fiore e non me lo vaporizzo. Cioè, per me è una cosa impensabile. Quindi mi piacerebbe Ma no, avere ma io almeno parlo di farmaco, la scelta. guarda che il farmaco. Scusa, il farmaco cannabinoide olandese sono cime, eh? Il Sì, Bedrocan è una sì, sì, sì. boccetta che contiene cime, non è soltanto il Sativex che si spruzza, c'è anche proprio la versione galenica cosiddetta, che sono proprio i fiori. Sì, e diciamo che ho cambiato medico perché il mio vecchio dottore, cioè il mio dottore, non si è rifiutato di farmi la prescrizione. Io avevo chiesto semplicemente di firmarmi il documento di importazione, che poi per poterla importare avevo pensato di appoggiarmi tramite l'associazione in qualche modo, di chiedere un aiuto anche a voi. Invece, questo medico si è praticamente. Ha alluso a problemi con la legge, suoi problemi personali con la legge, e quindi mi ha detto: non te la faccio, piuttosto cambia medico. E allora ho cambiato medico. Certo, dovuto assumere la responsabilità. La nuova dottoressa mi sembra più propensa, perché mi sembra più a parte meno spaventata comunque da questa sostanza. Più Più medico, direi. medico, veramente. E quello che mi fa stare male è il fatto che, ovviamente, avendo avuto un problema con un gesto autolesionistico nel passato, a causa di una tossoplasmosi che mi dava dei mal di testa, il mal di testa del il suicidio del mal di testa, non so come si chiama quella sindrome. E praticamente, ovviamente, mi sono trovato nella condizione di desiderare di azzerarmi, e la canapa mi ha aiutato a riprendere contatto col mondo, perché ovviamente dopo un gesto del genere ti fanno piombare nel baratro degli psicofarmaci. E io ho fatto richiesta personalmente di scalare i psicofarmaci, perché ovviamente cioè, sentivo la testa che mi girava in senso antiorario, non riuscivo a capire più se avevo. Cosa, cioè, se avevo comunque qualcosa, non avevo pensieri, avevo un Certo, baratro totale. Diciamo certo. che a questo punto la mia dottoressa si è messa in contatto col mio infettivologo. Il mio infettivologo è un po' preso da tutto il meccanismo, poi potrebbe avere anche dei problemi con la legge, non a casa mia, giustamente. E quindi ancora deve valutare. Io gli ho lasciato i documenti per chiedere l'importazione anche a lui. Mi hanno detto che si sarebbero parlati tra dottore e dottore. Adesso si è materializzato un amico, Patikio, è un medico che è in Angola, e lui si è definito disposto ad aiutarmi, perché ovviamente la mia scelta è quella di vivere. Io preferisco vivere in canapa, perché facendone richiesta, secondo il mio medico, per tornare al dottore del discorso del dottore, perché il mio dottore mi ha confidato che da pochi mesi quelli della terapia del dolore, cioè, prescrivono canapa soltanto se hai meno di 3 mesi di vita, quindi te la prescrivono per morire e non per vivere. Io non la concepisco questa cosa. Te sei in Piemonte, giusto Enrico? No, io sono a Novara. Ah, Sì, ma scusami. Piemonte, Piemonte, ho Chiemonte, ho capito, scusa. No, 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 volevo dire la regione, perché poi questo tipo di regolamenti vanno regione per regione, perché la sanità chiaramente è competenza regionale, quindi sono cose che vanno
regione per regione, vediamo se si riesce a venire fuori, perché sicuramente ci sarà in Piemonte un medico, anche più di uno, sicuramente ci saranno che ne sanno qualcosa di più e possono compiere il primo passo, che poi è quello di fare una prescrizione. Dopodiché lì non è che è finito il tutto, perché si tratta di riuscire a averla e di riuscire ad averla a un prezzo che sia accessibile a quelle che sono le risorse di ciascuno. Per cui sarà comunque una battaglia non semplice da vincere, però almeno sulla carta è una battaglia che già è vinta da quando appunto Livia Turco nel 2007, prima di andarsene col governo Prodi, appunto cambiò la maniera di considerare nelle tabelle di sostanze stupefacenti i farmaci cannabinoidi. Quindi in teoria è possibile che tu riesca a ottenerli, così come ci sono riusciti anche altri. Appunto, che poi magari intervisteremo nelle settimane prossime come testimonianze, anche come incoraggiamento, perché poi in tutta Italia finalmente si riesca a ottenere un'equiparazione, perché poi non è giusto che uno, a seconda di dove risiede, ha accesso al Bedocan gratis, o altrimenti, se sta in un'altra città, per disgrazia, non ha accesso per niente o deve pagarselo una cifra altissima, e comunque anche bisognerebbe in qualche maniera diciamo in qualche modo riuscire a incidere su questo atteggiamento delle forze dell'ordine, che poi non è loro di chi le comanda, chiaramente, perché poi loro eseguono gli ordini, appunto, in quanto forze dell'ordine non sono altro che l'ultimo anello di una catena di Anello. comando, per cui riuscire in qualche modo a far entrare nelle gerarchie la necessità di modernizzare un attimo quelle che sono le strategie. Poi magari singolarmente ci sono anche bravissime persone, perché poi si trovano, come in tutti i gruppi, ci sono persone ottime e persone pessime. Tu hai avuto la sfortuna di trovarne due pessime, perché sinceramente, cioè, tre persone che insieme si accaniscano a livello fisico contro una persona che comunque è malata e quindi non ha grosse, cioè voglio dire, non è che è un energumeno di 2,5 metri in piena salute che poteva fare spavento, capito? Quindi è un po' ridicolo Poi il fatto di aver dovuto anche dire che l'avevi picchiato in tre e poi passare al processo anche per questo, naturalmente. Quindi diventa aggressione alle forze dell'ordine, quindi diventa un reato grave. Già era grave 5 anni e 2 piantine. Ora, poi col fatto che ti sei, tra virgolette, ribellato, comunque hai avuto una reazione scomposta in qualche modo, secondo loro, che poi loro hanno raccontato più grossa di quella che è stata, te purtroppo rischi. Quando è il processo? Allora, inizialmente l'avvocato mi aveva proposto di chiedere il rito mediato, cioè il rito abbreviato, una cosa del genere. Solo che, visto che il problema sono le semenze, che in casa avevo un centinaio di semi, di 15 anni di Sì, collezione ma i semi non di semi. sono mica un reato. Però se dovessero, cioè io quello che mi fa paura, il fatto che hanno portato via il vaso, allora quest'anno a febbraio avrò messo 20 semi, a marzo altri 20 semi, ad aprile altri 20 semi. Ah, Ma così hai fatto una piantagione. Aspetta. In totale sono germogliate 11 piantine. Il cane se ne è mangiate 9, 2 giorni prima che arrivasse succedesse questa cosa. Meno Le ultime male, due, diceva tua mamma. E meno male. quello che mi fa strano, se loro avessero, cioè, perché io comunque era prima della luna, se magari hanno annaffiato il vaso anziché lasciarlo morire, potrebbero essere nate 60. No, ma non ti preoccupare. Qui la cosa più grave, secondo me, è che loro sostengono che te li hai picchiato tre poliziotti alla fin fine. Poi di tutto questo, sì, sono gravi anche 5 grammi le due piantine, perché si va sulla coltivazione spaccio e non è consumo personale. Però ancora più grave poi alla fine potrebbe risultare invece quella che loro chiamano aggressione. Spero bene che tu trovi un giudice che abbia occhio per le dimensioni tue e per quelle dei tuoi tre aggrediti e sappia distinguere. Speriamo bene, perché poi sai, è tutta una questione purtroppo di caso, di come capiti, di come si sveglia quella mattina il giudice che ha il Ah, caso vero, in verissimo. mano. Cioè è un bel problema grosso, sì. Ma il problema è che Marco, si riesce a chiudere? Allora, sì, io a questo punto chiuderei. È stata veramente una bella trasmissione. Enrico, guarda, sarai sicuramente nostro gradito ospite pro futuro. Poi penserà Claudia che cura questo spazio a invitarti quando vorrai. È stata veramente, ecco, ne è venuta fuori un'intervista veramente interessante e dagli aspetti umani veramente toccanti e molti punti di riflessione.
su tantissimi aspetti, abbiamo veramente allargato tantissimo l'orizzonte oltre proprio il discutere dello specifico, la tematica dell'antiproibizionismo. E, che dire, con questo chiudiamo le trasmissioni. Ad essere ritornato anche Roberto Mancuso. Ho seguito tutta la trasmissione, che è stata veramente molto interessante. Penso che la migliore chiusura sia quella che è stata fatta da Marco. Niente, chiudiamo le trasmissioni e ci rivediamo domenica prossima. Per la pazienza e questa energia che sta prendendo. Grazie a te. In chiusura mi piace e voglio ricordare che oggi molto probabilmente, anzi quasi sicuramente, perderemo dal panorama televisivo. C'è un fruscio che non so come fare. No, è un fruscio tuo. È un fruscio mio? Sì, questo. Ah, è sparito. Allora, diciamo, in chiusura mi piaceva ricordare ancora una volta che dal panorama televisivo oggi quasi sicuramente scompare Current TV, e un grazie a questa televisione che per 3 anni ci ha offerto Vanguard con Scalenghe, ottimo giornalista, con inchieste italiane e straniere, e hanno fatto veramente un lavoro eccezionale. L'audience di questa televisione non era altissima e per problemi di budget è stata chiusa, perché costava 10 milioni di euro. Io penso che anche con un'audience bassa, questi 10, 11, 12 milioni di euro potevano essere pagati dai lauti compensi pubblicitari che la piattaforma Sky e il signor Murdoch, con tutto quello che ha combinato in Inghilterra, cioè questi pochi soldini per le loro misure, potevano uscire fuori. E sono veramente dispiaciuto se oggi perdiamo Current TV. Speriamo che si trovi una soluzione. Intanto TV Radicale continua ad esserci, sarà qui di nuovo domenica prossima. Avremo di nuovo Claudia Sterzi con una leggera euforia. Chiudo io a questo punto, grazie a tutti, buonanotte, buona settimana e a domenica prossima. Ciao. Okay. Ciao. Ciao, buonanotte. Ciao a tutti. Ciao. Ciao Claudia.